Siamo in uno dei quartieri più belli di Palermo, nel cuore nevralgico del centro storico palermitano, a ridosso proprio del mercato Ballarò. E qui con un personaggio d'eccezione, con Daniele Bilitteri, giornalista, scrittore, ma soprattutto conoscitore di quell'anima di Palermo che adesso ci faremo raccontare. Sotto proprio un'edicola votiva, che rappresenta quello che è il patrimonio della tradizione palermitana. La devozione dei palermitani si esprime dal basso, possiamo dire, attraverso le edicole votive. Queste edicole votive venivano costruite a spese dei fedeli del quartiere, certe volte a spese di una singola persona, ed erano, come dire, un gesto di profonda devozione a una delle tante Madonne o ai santi protettori del quartiere e così via. La vera importanza di un'edicola votiva consisteva nella sua, oggi potremmo dire, utilità. Qual era l'utilità di un'edicola votiva? Quella che offriva a chi si fermasse a pregare davanti all'edicola votiva un'indulgenza. Le indulgenze, che erano, come dire, per chi non lo sapesse, degli sconti sulla permanenza dell'anima in purgatorio, le indulgenze potevano essere concesse soltanto dalle gerarchie ecclesiastiche a Palermo, che è sede cardinalizia, dal cardinale di Palermo. Voleva dire contare molto ottenere dal cardinale una particolare indulgenza in un'edicola votiva. Quella che vediamo qui, per esempio, che risale alla fine dell'Ottocento, dice che chi reciterà un'ave e tre gloria a questa sacra immagine guadagnerà giorni 40 di indulgenze concesse dal cardinale Michelangelo Celesia in settembre nell'anno 1887. Questa edicola è intitolata a Maria Santissima Lauretana, che si venera nella matrice di Altavilla ed è stata restaurata nel 1891 a spese di Francesco di Blasi. Qui in questa iscrizione c'è tutta la vera profonda essenza delle edicole. C'è il signor Francesco di Blasi, che in questa maniera diventa un benemerito del quartiere. C'è il cardinale, che in questa maniera, qui si capisce chi comanda e soprattutto chi incassa i soldi, perché è ovvio che queste indulgenze, poi, anche se naturalmente non si potrebbe, in realtà venivano vendute. Infatti la domanda che ti volevo fare è questo: si parla di appena 40 giorni, perché in effetti bisogna fare anche una distinzione tra indulgenze plenarie e indulgenze... Esatto, non solo si parla di 40 giorni che su scala, diciamo così, post mortem non è nemmeno un battito di ciglia, ma soprattutto qui si parla di generiche indulgenze, mentre invece quelle che contano veramente sono i giorni di indulgenza plenaria, perché secondo la religione l'indulgenza può essere concessa per categorie specifiche di peccati, diciamo. Uno che ha 50 giorni di indulgenza solo in relazione ai peccati di gola, allora si può mangiare i cannoli stando per questo meno giorni in purgatorio di quanto dovrebbe stare. Mentre l'indulgenza plenaria è un'indulgenza su tutto il panorama dei peccati, da quelli veniali a quelli mortali, ammesso e non concesso che, essendosi macchiati di peccati mortali, si possa comunque andare in purgatorio e quindi in prospettiva anche in paradiso, e non si finisca invece definitivamente a bruciare all'inferno. Le edicole di sotto sono tenute meglio di questa. Questa è un po' abbandonata, ma le edicole, anche le più antiche, continuano a essere ben tenute, con i fiori freschi, con i lumini accesi, perché insomma la devozione poi si trasmette a tutto, perché vero è che c'è sempre uno che comincia, che fa l'edicola, ma vero è poi che questo diventa patrimonio del quartiere e i devoti del quartiere continuano a prendersi cura dell'edicola. Questa ha però un po' seguito anche la sorte di tutto l'edificio. Qui c'era una farmacia meravigliosa, antichissima, con tutti gli arredi originali all'interno, questi banconi del farmacista, tutto il laboratorio con le bilance, le vette, veramente una farmacia meravigliosa. Adesso è tutto fermo da qualche anno, speriamo che, insomma, questo edificio e tutti gli altri
qui nella propria piazza Ballarò vengano ristrutturati e quindi venga restituito a Palermo un quartiere meraviglioso che, come dice lo stesso nome, ha origini ormai millenarie, perché se risale, se questa era la zona del mercato arabo su Kel Balara, che poi ha dato il nome al quartiere e anche alla trasmissione televisiva, come idea proprio di mercato, di luogo sociale dove tutti si incontrano, vivono, fanno affari, discutono e manifestano la propria fede, come attraverso le edicole votive. E in questo bailam ora ci vuole di voci, in cui si respirava la gorà, in cui avvenivano gli scambi, i commerci e si consumano delle storie che magari non conosciamo. Adesso ci sposteremo a vederne delle altre edicole votive che proprio si snodano intorno a questo quartiere storico. Lo faremo sempre insieme a Daniele Bilitteri. Qui siamo in via Scarparelli, sempre a Ballarò. Questo è un altro esempio di edicola rispetto a quelle che abbiamo detto. Allora, intanto c'è naturalmente la dedica. Questa edicola è dedicata alla Beata Maria Vergine del Carmelo, che è la patrona di Ballarò. Qui vicino c'è la chiesa di Maria Santissima del Carmine, che è la chiesa di Ballarò, dove ogni anno fanno una festa meravigliosa con ben due bande musicali, insomma cose grandi. In questa edicola non c'è l'indulgenza, perché siamo nei tempi moderni, l'edicola è del luglio del 47, quindi risale al dopoguerra, quando questo mercato delle indulgenze era, diciamo così, era stato un po' bonificato dalle gerarchie ecclesiastiche del dopoguerra rispetto a quelle di fine 800. Ciò non impedì al signor Salvatore Flores di costruire questa edicola, che poi, ed ecco qui diciamo la novità, viene restaurata a spese del signor Giuseppe Cortese nel 1983. Questo che cosa dimostra? Dimostra che l'edicola realizzata e costruita per iniziativa di una singola persona del quartiere poi diventa in realtà, diciamo, appartiene a tutto il quartiere. Allora c'è poi chi prende l'iniziativa non di farne un'altra, ma di restaurare quella che c'è. Ma questo dimostra che l'edicola appartiene alla comunità e che quindi diventa patrimonio di tutta la comunità, e questo ne aumenta la potenza, diciamo così, nei confronti del sentimento di devozione. Molte di queste edicole si trovano in edifici che o sono stati restaurati recentemente o si avviano ad esserlo o li stanno restaurando proprio adesso, e nel restauro viene compresa sempre anche l'edicola. Qui potete vedere, hanno fatto un vero giardinetto con un balconcino, hanno messo dei fiori che sono finti, però dentro vedete che l'immagine della Madonna, la Madonna ha una corona illuminata, quindi c'è chi giornalmente si prende cura di questa edicola, la ripulisce ogni giorno e la tiene in esercizio. Ballarò è anche il quartiere dove nacque Cagliostro, dove si intreccia la vita di questo alchimista stranissimo. Siamo in via dei Biscottari, ci siamo spostati verso l'interno e qui troviamo un'altra edicola più antica. Sì, questa è un'edicola del 1806, è un'edicola diciamo molto malmessa, diciamo, certamente abbandonata. Anche qui è prevista una indulgenza di 40 giorni, ma non c'è il nome di chi ha fatto l'edicola, cioè del benefattore del quartiere che ha costruito questa edicola. Ciò non ha impedito all'arcivescovo Raffaele Mormile nel 1806 di accordare il potere di dare 40 giorni di indulgenze a chi si fermasse qui a recitare non delle preghiere precise, come in alcune altre che abbiamo visto, ma genericamente degli atti di fede. Questa è un'edicola piccolina, quasi così, potremmo dire un'edicola dei poveri, ma voi considerate che solo nel centro storico di Palermo ci sono circa 3.000 edicole
da quelle così piccoline e abbastanza povere a quelle più pretenziose e dove naturalmente si ottengono più giorni di indulgenza. Questa passeggiata storica ci stiamo avvicinando sempre di più in quelli che sono i palazzi più importanti di una Palermo talvolta dimenticata. Proprio qui vicino c'è una delle torri più antiche di Palermo, la torre dello Scrigno, che è intorno al 1100, vicino al palazzo Conte Federico. E con Daniele Biglitteri parleremo di questa edicola che è un po' più costruita e particolare. Beh, questa è un'edicola già, come potete vedere, più importante, è un'edicola dedicata a Santa Rosalia, ma c'è pure un Cristo con la corona di spine d'argento. È un'espressione molto, molto triste e addolorata. Secondo gli esperti d'arte, questa edicola che è dedicata a Lecce Homo è più popolare, più sentita, diciamo così, dalla popolazione rispetto a quella sicuramente più ricca e pretenziosa che c'è proprio a Lecce Homo in via Roma. L'edicola apparteneva a una chiesa che fu distrutta nei bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, ma guarda caso si è salvata solo l'edicola rispetto al resto della chiesa che invece è andata distrutta. Adesso c'è chi se ne occupa e periodicamente viene a mettere i lumini nuovi, pulisce. All'interno ci sono anche delle foto di devoti, ma nessuno qui sa ormai a che titolo ci sono queste foto. E questo è un altro particolare. Le edicole che ancora vengono accudite, però di queste edicole si è un po' persa la memoria delle origini. Ripeto, qui viene qualcuno che però sicuramente non vive qui, viene da fuori il quartiere a occuparsi di questa edicola, e qui nel quartiere nessuno sa granché di questa cosa, che ormai rimane solo nelle mani degli esperti d'arte o degli esperti della storia di Palermo. D'altra parte il quartiere qui, tutto Ballarò, è profondamente mutato. Adesso qui è un quartiere con un consistente melting pot, cioè con un mischio di razze. Qui è un quartiere prevalentemente abitato da africani dell'Africa nera, Ghana, Camerun, Liberia, che fanno un po', che ruotano attorno alle strutture di Santa Chiara, che è un po' il cuore pulsante di queste comunità dell'Africa nera, che sono peraltro perfettamente integrate nel quartiere, nel mercato di Ballarò, con la gente, con i palermitani che ancora vivono qui e con i palermitani che vengono da altri quartieri e che invece sono venuti a stabilirsi nel centro storico dopo gli interventi di restauro che hanno ridato abitabilità a una serie di edifici dove ora vivono palermitani borghesi, chiamiamoli così, quelli che hanno preso il posto dei palermitani indigeni che sono andati via da qui soprattutto dopo il terremoto del 68 e hanno dato vita ai quartieri satellite, come per esempio qui da Ballarò c'è stata una fortissima migrazione verso il ceppo e Borgo Nuovo ai tempi del terremoto, così come da tutta la zona del Capo sono scappati verso lo Zen e hanno occupato le case popolari prima ancora che venissero assegnate. Per tanti anni qui non c'è stato praticamente quasi nessuno, poi sono venuti ad abitarci gli extracomunitari, poi sono cominciati i restauri e sono tornati. Sono venuti ex novo palermitani che prima stavano nelle zone residenziali. Questi palermitani che stavano nelle zone residenziali di queste edicole sanno poco o nulla, quindi il rischio che queste cose si perdano è forte. È considerato, come dicevo, che nel centro storico di Palermo ci sono circa 3.000 edicole, solo nel centro storico, perché poi le edicole votive sono anche nei quartieri della periferia, sono nei paesi della provincia. Il concetto di edicola votiva, proprio per l'indulgenza che portava, è diffusissimo su tutto il territorio, anche perché mettere su un'edicola povera, insomma, ci volevano
pochi soldi e tanta fede. E dei primi ce n'erano pochi, ma dell'altra ce n'era a sufficienza, molto di più di quanto ce ne sia oggi. In questa edicola notiamo anche un particolare interessante, cioè ci sono degli arti finti in cera o in gesso. Che cosa significano? Beh, questa è Santa Rosalia, il culto taumaturgico di Santa Rosalia. Se si va al santuario sul Monte Pellegrino c'è un tappeto di ex voto, cioè di persone che si fanno fare, che hanno chiesto una grazia in relazione a una patologia fisica e che poi fanno riprodurre in argento di solito o in porcellana l'organo malato, poi guarito per effetto miracoloso, diciamo così, per azione della santa, e lo danno una cosa preziosa e aumentano il tesoro, diciamo così, di Santa Rosalia. E qui la presenza di questi arti dimostra che a questa edicola viene attribuito questo anche potere di guarigione, tant'è che le fotografie che sono all'interno, questi simulacri di organi, sono la testimonianza di grazie ricevute, quindi di miracoli fatti dalla santa a conferma di questo suo potere salvifico. Parlando di edicole votive abbiamo parlato dei sacri vuoti, cioè quelle edicole che vengono distrutte, dimenticate con una passata di intonaco durante le ristrutturazioni. Sì, questo è, diciamo così, un prezzo da pagare alla perdita di memoria, perché la devozione dei quartieri è cambiata, probabilmente perché i quartieri veri e propri non ci sono più dal punto di vista dei popoli che li abitano. Come ho detto prima, qui a Ballarò per esempio la popolazione è completamente cambiata, adesso quasi a maggioranza è fatta di extracomunitari che portano altre culture, spesso altre religioni, anche se questi che stanno qui sono provenienti dall'Africa nera, subsahariana, quindi non sono islamici, maggioranza sono cristiani o addirittura proprio cattolici. Quindi un po' questo culto delle edicole si perde, ma non nella memoria dei veri palermitani, che invece ci sono affezionati e se hanno la possibilità, sotto altre forme che non sono quelle di fare l'edicola per avere l'indulgenza al cardinale, diciamo, ma ci tornano. Io avevo un collega, il mio collega giornalista, che lavorava con me al giornale, allora lui faceva il cronista, quindi girava sempre con la Vespa quando quasi tutto avveniva nei quartieri popolari, quindi girava molto nei quartieri popolari. Allora lui nel bauletto della Vespa teneva un libretto nel quale annotava tutte le edicole che trovava e diceva le preghiere prescritte, e in questa maniera in un paio d'anni mise insieme circa 750 anni di indulgenza plenaria. Quindi insomma lui adesso dice che se avrà la fortuna di andare in purgatorio ci sarà 750 anni di meno di quanto avrebbe dovuto. Questo per dire anche della curiosità che si muove attorno a cose del genere, che se hanno questa diffusione sul territorio vuol dire che un segno nella gente lo hanno lasciato e continuano a lasciarlo. Ci lasci con una delle tue perle, tu ci hai divertito anche oggi, ci hai raccontato la storia di Palermo, l'anima di Palermo, però Daniele Bilitteri ci ha sempre abituato a una Palermo anche divertente e particolare. Sì, perché Palermo è una città così, così tragica che non si può non ridere di questa tragedia. In fondo c'era uno slogan del Maggio francese che diceva una risata vi seppellirà, che raccontava del potere della risata. I palermitani non sono mai riusciti a mandare la risata al potere, ma il potere della risata l'hanno sempre esercitato come una medicina
coniando il famoso proverbio in virtù del quale non c'è matrimonio in cui non si piange e non c'è funerale in cui non si ride. Noi abbiamo imparato a farlo, è in fondo il nostro elisir di lunga vita, è il bagaglio più leggero che ci portiamo appresso, ma è quello che ci copre meglio e che ci ha consentito di tirare la cinghia riuscendo ad andare avanti, alzandoci la mattina con una battuta invece che con un'ingiuria. Cos'altro aggiungere dopo le parole di Daniele Bilitteri? Una chiosa che racconta tutto, dice tutto in questa Palermo che a volte dice nulla. E dietro di noi c'è un altro sacro vuoto, di quelli che a Palermo se ne vedono tanti, troppi. Una chiesa del 1700 chiusa, è un catenaccio a significare un'altra storia che in molti probabilmente non sapranno mai. Le campane della Magione suonano, siamo qui in questo crocevia e incontriamo un altro personaggio di questo percorso attraverso la Palermo dei misteri e delle storie. Abbiamo qui un fotografo, Sebastiano Catalano, che ha raccontato i sacri vuoti, cioè lì dove esistevano le edicole votive, dove c'erano i passaggi di quella tradizione popolare che poi, per un motivo o per un altro, sono stati distrutti. Un lavoro minuzioso da professionista, da appassionato, attraverso quelli che erano e sono i budelli cittadini, alla ricerca di questa eredità. Sebastiano Catalano ha raccolto in 3 anni oltre 3.500 foto. Lei ha tratteggiato il volto di una Palermo forse sconosciuta per taluni, ma una Palermo che è intima, non raccontata, sconosciuta, la Palermo delle devozioni. Sì, questo sentimento religioso nel tempo si è manifestato in vario modo e ha avuto anche l'opportunità, l'occasione di rappresentarsi anche attraverso la edificazione, la costruzione delle edicole votive. Infatti nel centro storico di Palermo, ma a Palermo in generale, non c'è un vicolo, non c'è una piazza, non c'è un cortile, un baglio dove non c'è l'esistenza appunto di un'edicola votiva. E se questi rozzi antichi manufatti di arte popolare sono giunti fino a noi, dobbiamo dire grazie appunto a questa devozione che ancora oggi persiste ed è fervida dentro l'animo dei palermitani. Si tratta davvero di un'eredità, di un appiglio della tradizione popolare. In realtà a Palermo ci sono tantissime edicole votive. La più antica è custodita a Piazza Monte di Pietà, datata 1600. Un'eredità che, insomma, è di tutta la città. E adesso, qui, in questo scorcio palermitano che abbiamo individuato insieme a Sebastiano Catalano, vedremo questi sacri vuoti e gli chiederemo perché sacri vuoti. Allora, noi siamo persone distratte che molto spesso guardiamo al di là di quello che ci circonda e non riusciamo viceversa a vedere in effetti quello che ruota intorno a noi. Parlando di sacri vuoti, ecco, io vi invito ad alzare gli occhi così qua sulla mia sinistra e possiamo notare, ecco, questo sacro vuoto abbandonato, depredato, sicuramente saccheggiato, dove sono rimaste appunto solamente i resti, la traccia, l'indizio che ci inducono a dire che qui un tempo era un tempo di devozione, un tempo di preghiera, un tempo di culto, un tempo di passione, un tempo di trionfi e un tempo di novene. Per un palermitano, voglio dire, attento, che cammina in giro per la città, si accorge che Palermo sembra volere cancellare la propria storia, la propria cultura, le proprie tradizioni, la propria identità. E quindi ho ritenuto necessario affrettarmi, sfidare il tempo appunto per immortalare questi loculi di antica tradizione che oggi, ahimè, così come possiamo vedere attraverso i lavori che fanno appunto in questo stabile, vengono cancellate dietro una spalmata di intonaco fresco. Anche quello che noi vediamo là, quel graffito che c'è in alto, quello era il sesto di un'edicola votiva che ha perso completamente, diciamo, la connotazione.
sacro e profano, moderno e antico. A Palermo e dentro Palermo coesistono sempre varie anime. E anche in questo caso, la Palermo che lei ha raccontato è una Palermo di diverse dimensioni. Sì, e dopo circa 40 anni sono uscito fuori dal centro storico e quando sono tornato appunto dentro le viscere dei quartieri, ho notato che c'era una Palermo in tre dimensioni. La prima era una Palermo che era rimasta così tale e quale, dove ancora erano evidenti i resti della Seconda Guerra Mondiale, nonché i resti del terremoto del 68. Un'altra Palermo era invece fatta di persone povere, umili, che viveva comunque nei bagli, nei cortili, dove bastava una sola stanza per far sì che questa diventasse la sera camera da letto, bastava spostare i trispiti. Gente umile, ripeto. Non sapeva neanche di essere povera, gente che si guardava allo specchio e si riconosceva eternamente senza età. Ci muoviamo nelle vicinanze dello Spasimo perché lì c'è un'altra sorpresa, un altro sacro vuoto d'eccellenza, visto la cornice spettacolare. Però qui alle nostre spalle, in questa via, la via della Vetreria, c'è un sacro vuoto a metà, possiamo dire. Sì, certo. Comunque la via della Vetreria adesso è stata abbandonata e sicuramente in questa edicola votiva un tempo insisteva una tela e qualche mano devota, sicuramente prima di andarsene, ha messo un'immagine di Santa Rosalia. Tre anni, 3.500 scatti, ma in realtà queste edicole votive quanto sono? All'interno dei quattro mandamenti, rigidamente dentro le mura della vecchia Palermo, ne sono state rinvenute oltre 900, il che fa presupporre che l'esistenza di queste edicole votive andavano ben oltre, diciamo, le mille. Un altro sacro vuoto all'interno di una cornice tra le più belle di Palermo è lo Spasimo. Questo, ecco, come diceva lei, è un sacro vuoto lasciato tra l'altro da un costruttore, si legge dalla lapide. In questa dedicatoria, che si legge ad opera del costruttore Galluzzo, voleva evidenziare, così come si può vedere, che il sesto, proprio all'edicola, coeva il periodo in cui lo Spasimo era appunto un ospedale. Difficile immaginare come sia stato possibile documentare tutte queste edicole votive, anche se sono trascorsi tre anni, è un lavoro davvero minuzioso e attento. Sì, certamente. Vede, un attento cittadino che va in giro per il centro storico di Palermo si accorge che Palermo è una città che giorno dopo giorno sembra destinata a dover cancellare la sua storia, la sua identità, la sua memoria. E ne sono appunto testimoni questi sacri vuoti, queste tracce, queste edicole votive, un tempo oggetto di passione. E allora occorre che ognuno di noi si adoperi al fine di trasmettere alle generazioni presenti e future, oltre alle radici storiche, gli usi, i canti, i costumi, le leggende che hanno caratterizzato la nostra città. Nessuno di noi è avulso dal passato. Noi ci portiamo dietro la storia della nostra terra, la storia della nostra città. Quante volte noi abbiamo detto che non c'è presente senza passato, né potrà esserci futuro, ecco, senza presente. Tutto è legato fra di loro, inscindibilmente, senza cesure.
Abbiamo parlato di tradizione, di questo cordone ombelicale che attraverso la nostra storia, il palermitano, il siciliano è legato a queste tradizioni. Allora, in questo viaggio che lei ha fatto, cosa ha visto, cosa rappresentano per la nostra società, per la nostra città queste edicole votive? È una dimensione altra, è una dimensione intrisa fra spiritualità e la materialità della vita terrena. È la vita che esorcizza la morte, è la luce che schiaccia le tenebre. L'edicola votiva costruita accanto ad una casa riflette la sintonia emotiva, l'empatia del devoto nei confronti appunto di questo sacro, di questa spiritualità. Un altro tassello in questi sacri vuoti o vuoti profani. In realtà attraverso queste interviste stiamo cercando di riempirli. Sebastiano Catalano ci ha offerto uno sguardo oltre alle parole, uno sguardo prezioso in quella che è una città ancora sconosciuta.